Ciao, sono Marco e bentornati nella mia serie dedicata alla domotica. Oggi voglio parlarvi del mio accessorio preferito per quanto riguarda la domotica a basso costo. Come vedete sono le prese smart o anche più comunemente chiamate prese Wi-Fi. Perché sono il mio accessorio preferito? Semplicemente perché sono facilissime da utilizzare, perché basta collegarle in qualsiasi presa di casa, sono comodissime da trasportare, perché possiamo collegarle in una presa in una stanza e poi utilizzarle con un altro prodotto in un'altra stanza. Io in questi 7 mesi che le ho utilizzate, le ho testate veramente con tantissimi prodotti, le ho collegate dall'albero di Natale, le ho collegate alla macchina del caffè, ma di solito le tengo collegate alla stufetta elettrica. Questa la tengo collegata alla stufetta elettrica che ho in casa, e questa invece ce l'ho collegata alla stufetta elettrica che ho in ufficio. Questi sono i due prodotti che ho deciso di comprare 7 mesi fa e di testare. Ho deciso di comprare il prodotto che costava di meno da utilizzare al lavoro, in ufficio al lavoro, quindi ho comprato questo, che era più grosso, come vedete è grosso, l'ho pagato 8 euro su Banggood, vi lascio il link in descrizione, comunque lo potete trovare anche su Amazon a un prezzo di 14 euro, qualcosina in più, ma almeno vi arriva anche in settimana. Poi ho deciso di comprare un prodotto, visto che dovevo utilizzarlo in casa, quindi magari in cucina o in sala, quindi un prodotto un po' più carino esteticamente. Questo è il più piccolo che ho trovato e l'ho comprato a 17 euro su Amazon. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Non vi lascio comunque il link in descrizione per comprarlo, ma per sconsigliarvelo, perché su questo prodotto ho trovato tantissimi problemi. Difatti poi ho dovuto utilizzare questo in casa e questo in ufficio al lavoro. Questo perché? Perché ha una portata del wifi molto inferiore rispetto a questa, visto che io il wifi ce l'ho al secondo piano, invece il bagno è posto completamente al primo piano e dall'altra parte della casa, non sono riuscito mai a utilizzarla a casa. In più, un altro problema che ho riscontrato è che ogni tanto si riavvia. Vabbè, se dovete utilizzarla come me su una stufetta elettrica, non ci sono problemi perché si spegne e si riaccende, ma se per caso magari dovete utilizzarla magari su una macchina del caffè, se state facendo un caffè e si riavvia, dovete rifare la procedura, e quindi il caffè che state facendo dovete buttarlo. In più ho trovato un altro problema dopo più di 6 mesi. Il problema qual è? È già un mesetto che non la utilizziamo più perché non fa più così tanto freddo, quindi in ufficio ho spento la stufetta. Ieri comunque volevo fare la recensione, quindi l'ho smontata e l'ho portata a casa. Nel frattempo io 2 settimane fa ho rotto il telefono e quindi ho comprato un altro telefono, un Humidigi, prima avevo un Dughi. Stamattina ho tentato più di 20 volte accoppiare questa presa al telefono e non sono riuscito. Pensavo che fosse la presa che non funzionava più, invece quando ho tentato di collegarla con il telefono di mia madre, si è collegata subito. Quindi cosa vuol dire? Che questa presa ha problemi anche a digerire alcuni telefoni. Sono andato a guardare comunque le recensioni che parlano di questo prodotto su Amazon e ho notato che questi problemi li hanno riscontrati anche altre persone, quindi non è solo la mia presa che ha problemi, ma penso al modello. Guardate bene come è fatto, come è costruito, perché questo modello viene venduto anche per esempio su Banggood, è marchiato con un altro nome. Quindi sconsigliamo questo prodotto e parliamo di un prodotto che vi consiglio, perché questo prodotto, come vi dicevo, funziona benissimo. Tra l'altro è anche della marca migliore che crea prodotti per la linea domotica a basso costo, che è Sonoff. Se siete iscritti al mio canale ne avrete già visto utilizzare tantissimi di questi prodotti e, come avrete visto, funzionano tutti alla grande. Il modello di questa presa si chiama S20, viene venduto anche un altro modello che è un po' più carino, un po' più piccolo, si chiama S26, tra l'altro costa anche di meno, e ho scaricato le caratteristiche di tutte e due, le ho messe di fianco, non sono riuscito a capire dove sia la differenza, quindi penso che siano uguali, magari quell'altro è un modello nuovo, un po' più carino esteticamente. Come vi dicevo, semplicissimo chiaramente il collegamento, basta metterlo nella presa, nella presa della corrente, chiaramente bisogna metterlo nella presa della corrente di uso civile, visto che si può collegare da 90 volt fino a una presa che è di 230 volt. In più si possono collegare gli accessori che non abbiano un amperaggio superiore a 10 ampere. Questa presa, comunque quasi tutte le prese smart hanno questa caratteristica, sopportano prese fino a 10 ampere. Niente, ora cosa facciamo? Scarichiamo l'applicazione che si chiama EviLink e vi faccio vedere come si collega. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che è perfettamente compatibile sia con Google Home Mini e anche con Alexa.
E poco tempo fa Alex aveva problemi con, come si dice, con Evilink, con l'applicazione di Evilink, invece con gli ultimi due aggiornamenti abbiamo risolto questo problema. Facciamo partire l'applicazione, teniamo premuto il tasto per 7 secondi fino a quando il LED non lampeggerà velocemente. Ora andiamo sul più e mandiamo avanti, quindi prossimo, e aspettiamo che il collegamento si effettui da solo. Come avete visto, si è collegata in pochi secondi. Aggiungiamo, basta. Ora, come vedete, da qua in alto possiamo accendere e spegnere la presa. In più, qui in basso, come vedete, si può anche creare delle scene, quindi possiamo dire alla presa a che ore accendersi, a che ore spegnersi, oppure anche organizzare addirittura un'intera settimana, quindi possiamo dirgli di accendersi in determinate ore e spegnersi in altre. Niente, la recensione termina qui, questa presa penso che sia a un prezzo buonissimo, quindi a 8 euro vi consiglio di comprarla, è sempre comodo averla in casa. Niente, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, attivate la campanella, così il prossimo video che farò vi verrà notificato e buona giornata.